Ci troviamo a Pratica di Mare, uno degli aeroporti più grandi d'Europa, operativi, e questo che vedete alle mie spalle è il Lab Vaccini Nazionali, dove viene fatto lo stoccaggio e la distribuzione di tutti i vaccini per l'Italia, quindi per tutti i cittadini italiani. In questo hangar all'aeroporto di Pratica di Mare, vicino Roma, vengono stoccati, assemblati e controllati in massima sicurezza sotto lo sguardo vigile di personale armato i vaccini AstraZeneca e Moderna, per poi partire in tempi rapidi verso le regioni, secondo il piano di distribuzione definito nell'ambito dell'operazione EUS della Difesa. Un lavoro certosino e preciso effettuato a livello interforze dal 26 dicembre del 2020. Le dosi arrivano nel grande hangar dell'Aeronautica Militare a bordo di camion scortato dai carabinieri. Vengono scaricate, inserite in scatole refrigeranti controllate dal personale del Ministero della Salute e poi caricate per la spedizione alle varie regioni di destinazione. Noi, come aeronautica, ma come tutte le forze armate, il compito principale è quello di quindi ricevere i vaccini e poi distribuirli nel più breve tempo possibile, quindi con i mezzi sia di terra che con i velivoli dell'aeronautica. Un hub che garantisce la massima sicurezza delle dosi, aspetto non secondario. L'aeroporto di Pratica di Mare è uno dei più grandi d'Europa ed è stato scelto apposta per la sua posizione strategica, perché si trova comunque al centro dell'Italia, vicino comunque alla capitale. Quindi l'aeroporto era già H24 e già aveva praticamente tutta la parte logistica operativa già funzionante. È stato scelto appunto per questo motivo, e oltre anche al fattore sicurezza, perché comunque l'aeroporto, essendo militare, è comunque sorvegliato H24 e anche in particolare il lab dove vengono stoccati i vaccini è sempre sorvegliato, quindi abbiamo sempre il personale armato che sorveglia l'hangar e quindi tutti i vaccini che sono stoccati. Infine, si presta massima attenzione anche a garantire la cosiddetta catena del freddo. Un altro aspetto importante della nostra attività è lo stoccaggio quindi dei vaccini, quindi è la catena del freddo. Noi abbiamo dei container frigor che hanno delle temperature diverse a seconda della tipologia di vaccino che viene stoccato e vengono controllati comunque da personale tecnico specializzato delle forze armate che controlla sempre il funzionamento in modo che questi vaccini rimangano sempre alla temperatura necessaria per evitare che questa catena del freddo venga rotta.